E basta te! Eccoci! Direzione Malpensa! Che giornata, che splendida giornata! Eccolo lì, primo cantiere! Vai, autostrade con l'Italia! 2 ore di viaggio, 4 di coda! Dove sto andando? Me ne sto andando... Beh, in questo adesso sto andando direzione... una bietola, una specie di ostello, locanda, dove andrò a dormire un paio di ore, cioè 4-5 ore questa notte, perché domani mattina mi aspetta il volo per le Canarie, per Tenerife, da Milano Malpensa. Dal momento che mi sarei dovuto svegliare praticamente alle 1:30-2 di notte per riuscire ad arrivare, anzi sarei arrivato a pelo, ho preferito finire di lavorare oggi pomeriggio, oggi è sabato, sarà circa le 5:30-6. Ho finito di lavorare, ho mangiato qualcosa, ho messo le mie varie, i miei vari tubi, tuboni, valigie, sono carico veramente come un cammello, come uno sherpa tibetano che scala l'Annapurna, e adesso mi dirigo appunto direzione Malpensa. Domani mattina avrò il volo alle 7, questo significa che dovrò essere in aeroporto alle 5, e allora ho detto vabbè dai, prendiamoci una notte, una locanda. Torno alle Canarie dopo quasi ben 10 anni dalla mia ultima volta in cui sono stato alle Canarie. Ero stato l'ultima volta nel 2012-2013, quindi boh, circa, non lo so, 9 anni fa, 10 anni fa, non mi ricordo più niente, ragazzi. Ero stato l'ultima volta con gli amici Egon e Francesco, che tra l'altro saluto, ciao ragazzi, se mi state guardando, ciao, ciao, mi mancate. Questa spedizione che andrò a affrontare da solo, poi raggiungerò un mio amico che abita là, vi spiegherò poi più avanti. Ho provato anche a coinvolgere di nuovo Egon, dicendogli ma dai, un po' l'ultimo momento, gli ho detto dai, proviamo a fare un viaggetto così, i biglietti costano poco, dai, questo lo conosciamo, sappiamo come muoverci. Era quasi convinto, mi fa dai, quasi quasi, adesso vedo col lavoro, e ero riuscito ad impiantargli l'idea tipo alla Cillian Murphy, Leonardo DiCaprio alla Cillian Murphy, ma alla fine, ahimè, i suoi impegni lavorativi non gli hanno consentito di raggiungermi, sicché vado da solo. Magari qualcuno di voi dirà, l'amico Marcos questo mese aveva, mi sembra, 4 meeting con l'azienda e quindi era totalmente impegnato col lavoro. Io avevo le ferie e allora ho detto, ragazzi, io quando ho le ferie non perdo l'occasione, vado. E quindi vado da solo, torno alle Canarie dopo quasi 10 anni. Allora ragazzi, il navigatore mi dice 110 km all'arrivo, mi fermo quasi, sì. Se è un autogrill, vediamo se un bel paninazzo, una bella roba tipo, sei speck e brie, oppure il camoglio, una robina un po', sì, un po' tutta... lo faccio scaldare sulla piastra. Poi un bel caffettino, ci sta anche bene, perché incomincio ad avere sonno. Già un paio d'ore che guido, stamattina mi sono svegliato presto e sono le 7:30 di sera. Sonno si fa sentire. Però stavo pensando a questo punto, camogli subito oppure mi tengo la fame e una volta che arrivo alla destinazione, in quel paesino, mi cerco qualche trattoria sudicia e mi siedo e mi mangio magari qualche roba tipo veramente unta, tipo un piatto di trippe, ma anche selvaggina, del ragù, voglio veramente di roba elaide. Devo decidere. Allora, sto tornando dalla trattoria ristorante che ho scelto, e il nome osteria trattoria era un po' fuorviante. Dove devo andare? Dritto poi giù.
Perché sì, in effetti probabilmente magari una volta lo era, però adesso probabilmente si è riconvertita in un ristorante leggermente, non dico di classe, ma insomma neanche così sudicio, neanche così unto come ambiente. Innanzitutto il più giovane del locale avrà avuto 80 anni, quindi insomma... Tutti signori belli pettinati dell'alta borghesia. Dove devo andare? Dell'alta borghesia, figa. Tutto sommato alla fine sono riuscito a trovare questi gnocchi con i ragù di anatra buonissimi. E poi di secondo mi sono preso una pancia di maialino in crosta con cipolle di trofea cipolle di tropea e patate, buone, molto croccante. Ho 15.000 pezzi in bocca. Spero vivamente di avere lo spazzolino. Mi sa che l'ho dimenticato, mannaggia. Quindi adesso alle 10 di sabato sera direi che non è il caso che mi metto in giro a cercare un supermercato, qualcosa aperto, dove trovare uno spazzolino. Ma ho la soluzione per togliermi i pezzi di maialino dai denti. Userò il caro vecchio trecciato, che funziona sempre molto bene. E poi me ne vado subito a dormire. Buongiorno ragazzi. Ho dormito dopo 4 ore. Ora mi preparo super veloce. Ma super veloce. E poi via. Al parcheggio. Super con minuti completi. Da shore andiamo nel porto a fare due lanci e vediamo come la va. Come la va. Primo giorno di pesca, bisogna sondare un po' la situazione. Chi lo sa. Eccoci. Questo è un incicu. Interessante come cosa. Vediamo un po', dai. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Anche belli grandi, direi. Sì, seppie grosse. Sì. Per me qua entrano. Ci sono tutte le ore qua. Uscendo, sì. Sta uscendo. Ce l'ho, Dani. Non so cosa sia. Ce l'ho comunque io. Potrebbe essere un pesce di fondo, Non è un mostro, ma potrebbe essere un pesce da un chiletto.
Padro? Sì. Bello, è Sama de Pluma, eh? Sama de Pluma, l'hai fatta, ragazzi! Sama de Pluma, la mia prima samita.